What's up guys? Buongiorno, benvenuti qua sul campo da beach. Oggi siamo tornati un pochino su sabbia, era tanto che lo volevo fare. E a proposito ringrazio il Cogoleto Volley per avermi prestato questo campo per le riprese di oggi. Oggi andiamo a vedere un pochino di colpetti, nocchette, smorzate, tutti quei colpetti infami che bisogna fare magari quando siamo staccati da rete oppure quando siamo troppo bassi e non riusciamo a saltare abbastanza per arrivare a rete. Quindi soprattutto per i più piccoli di voi potrebbe essere molto utile. Quindi vediamo un pochino quali sono i vari tocchi che si possono fare, quando utilizzarli e perché. Allora, il primo giochino che si fa, diciamo, a beach, che tutti conoscono, è la nocchetta. Questo colpo fatto in questo modo. Si può fare o con tre dita o con due, piegandoli in questo modo. È la stessa cosa e bisogna farla rimbalzare sulla parte piatta. Se vi allenate riuscirete anche a iniziare a indirizzare la palla in questo modo. È molto utile quando siamo abbastanza attaccati a rete e non riusciamo ad attaccare, possiamo utilizzarlo in più modi. Il primo è quello di scavalcare il muro. Un consiglio che vi posso dare, anche se siete molto vicini al muro, potete dare una sorta di gioco ed effetto in modo che la palla la toccate proprio appena e non sale neanche. Dovete stare attenti a non colpirla troppo forte, perché se voi la date altissima lui si gira e difende. Allora, quando siamo invece magari dalla parte destra o sinistra del campo, perché al centro è un po' meno utile, possiamo anche fare questo colpo bello lungo. Nel momento in cui noi ci giriamo, siamo ben aperti e guardiamo il campo, possiamo vedere se il difensore è sulla diagonale, allora sarà molto utile un colpo, sempre di nocca, lungo, che vada a cercare, diciamo, il fondo del campo, l'ultimo mezzo metro, se riusciamo. Tanto c'è lui piccino che mi sta andando a raccogliere il pallone di continuo. Sempre con la nocchetta possiamo anche fare un colpo in diagonale stretta, magari quando la palla esce tanto verso sinistra o verso destra, forse è più facile da destra verso sinistra. In ogni caso bisogna all'ultimo girare il braccio e la mano e dare un colpo che vada stretto in diagonale. Il colpo va fatto il più basso possibile, ovviamente, questo colpo era abbastanza alto. Adesso in diagonale stretta, che tante volte con la nocca può essere un po' difficile, funziona anche tanto il colpo di smorzata, così si chiama. Dobbiamo fare un piccolo attacco piegando molto il polso e dando tanta rotazione alla palla. E vaffanculo. Un piccolo colpo molto smorzato alla palla, facendola girare in modo tale che non faccia tanto spazio e cada dove vogliamo piano piano. Conta proprio la zona che raggiungiamo e soprattutto sulla diagonale stretta funziona tanto questo colpo, ma vi consiglio di farlo di più in intrarotazione, ovvero se siete destri da destra verso l'interno e invece evitare il colpo in extra rotazione, quindi verso l'esterno, perché c'hai con me? Perché a bici è più leggibile. Bella Ferdi! Non sotto la rete, se riuscite. Bello, io insegno come fare, però poi io non sono capace. Allora, il colpo smorzato si può fare anche quando andiamo ad attaccare al centro del campo, che tra l'altro è la cosa che bisogna cercare di fare quando si gioca a beach, perché giocare al centro riduce gli spazi, vi fa stancare meno e avete più visibilità sul campo, potete avere più colpi. Quando siete al centro dunque potete fare comunque la smorzata subito dietro il muro, oppure a sinistra e destra, a seconda di dov'è il difensore. Sto iniziando a sudare un po' troppo, si nota, e non sono nelle mie condizioni più estetiche, più belle. In ogni caso, quando non abbiamo un muro, un colpo che spesso funziona, e soprattutto se siete bassi, scrivetevelo, è il colpo centrale smorzato. Perché? Perché al centro non si prende mai una decisione, famosa zona di conflitto, quindi vai te, non vai te. Invece, corto smorzato ancora meglio, perché uno deve anche andare avanti oltre a doverla colpire. Quindi, quando non abbiamo un muro e siamo abbastanza staccati, secondo me un colpo che, soprattutto a livelli bassi, funziona tanto è, anche da qualsiasi zona del campo, il colpo corto lì, anche più corto se riusciamo.
Un altro colpo che può funzionare abbastanza, soprattutto se siete bassi e la palla è incollata, è il famoso spadino, ovvero questo. Mano completamente tesa e la palla si colpisce soltanto con il medio. Quindi in questo modo potete allenarvi anche da fermi a far rimbalzare la palla in questo modo. Quindi nel momento in cui noi siamo vicini a muro, possiamo andare a dare un colpo sia corto, subito dopo il muro, che un colpo lungo se riusciamo. Ovviamente mi sta agevolando parecchio murando basso, perché questo qui non passerebbe la metà delle volte. Io non è un colpo che faccio tanto. Un altro colpo che si può fare a beach, che anche questo è poco utilizzato, conosciuto, forse è un colpo un po' più vecchio, è la V. In questo modo bisogna prendere la palla nell'unione delle dita. Anche questo potete allenarvi facendo questo, vaffanculo. Anche questo potete allenarvi facendo questo giochino qui. Potete passarvi il pomeriggio a fare sta cosa finché poi non imparate. Può essere utilizzato o verso l'interno, verso l'esterno, anche un po' girandosi col corpo, tante volte a mascherare con la spalla e lo giriamo verso dentro. Un colpo che va proprio corto, la si tocca appena e fa una piccola parabola che va a cadere subito dietro il muro, a destra, a sinistra. Di solito si usa poco per farlo andare sopra direttamente. E poi è anche molto scenico, se fate la piroetta girandovi, fa figo. No, ma sto scherzando. L'ultimo colpo che vi farò vedere è un colpo un po' poco utilizzato, ma comunque molto utile, perché in tante situazioni ci riesce a salvare, ed è il colpo della biscia spastica, così lo chiamo io, cioè un colpo in cui andiamo a colpire la palla con il dorso della mano, in questo modo, proprio andando a dare uno schiaffo come quelli che vi dava vostra madre sui denti al contrario quando eravate piccoli e rompevate qualcosa in casa. Quindi col palmo della mano andiamo a colpire il pallone, solitamente si fa verso destra se siete destri e verso sinistra se siete sinistri. Quindi quando siete particolarmente vicini alla rete, lo guardate in questo modo e andate a colpire verso l'esterno. Ecco, questa era un po' forzata perché ero staccato. Quando la palla è più attaccata funziona molto meglio. Per oggi i tocchetti e i giochini finiscono qui, spero di esservi stato utile. Se magari siete bassini, se magari non saltate tanto, questi possono davvero salvarvi la vita e comunque farvi giocare tutta l'estate a bici dignitosamente. O in ogni caso, quando la palla non è perfetta, questi colpi servono comunque a mettere molto in difficoltà l'avversario. E molti di voi comunque so che ancora non li conoscono, quindi ho fatto questo video per spiegarveli. Mi chiedete sempre molte spiegazioni di pallavolo, eccetera, eccetera. Piano piano ve le faccio tutte, spero che comunque questa vi sia piaciuta. Chiedetemi nei commenti qualsiasi cosa se avete bisogno. Io ringrazio nuovamente il Cogoletto Volley per avermi prestato questo campo. Vi invito, se questi pantaloncini sono abbastanza ignoranti per voi, a comprarli nel link in descrizione per supportare il canale. E invito quel treno a andarsene. Per questo video è finito. No. A prafoco. A prafoco. Il video è finito, andate in pace.